Rix, mi fa vedere le foto di cui parlava prima, che le facciamo vedere anche ai cittadini. Allora, che cos'è questa immagine? Questa è un mercato abusivo che si tiene ogni mattina, soprattutto nei giorni di festa, nella zona del Porto Antico, che è una Genova zona questa. Di Genova, sì, e impedisce sostanzialmente ai negozianti e agli abitanti di vivere. Addirittura ormai i bar aprono alle 11 del mattino perché prima è impossibile lavorare. Tutti abusivi. Qua sono ancora pochi perché stanno arrivando. Di solito riempiono anche tutta l'area, là dai chioschi fino al parcheggio delle macchine. Oltretutto c'è un parcheggio a pagamento, 2 euro e mezza all'ora del comune. Quindi lascia al mattino lì la macchina, non la può prendere fino al tardo pomeriggio e deve pure pagare. La finanza ha provato 2 volte a fargli sgomeri, hanno preso delle botte anche vigili urbani e finanza. Tant'è vero che ora hanno deciso ormai da un paio d'anni di lasciare tranquillamente svolgersi questa cosa nella totale illegalità. C'è merce rubata, si utilizza di tutto, vanno a prendere anche roba dai cassonetti per rivenderla e si tratta di una situazione di totale degrado incontrollata che in sostanza impedisce di usufruire un'area dove il comune ha investito un sacco di soldi, lì all'uscita della metropolitana che diventa inagibile al mattino. Vado avanti a spogliare? Sì, penso che... Non ci sono poi foto compromettenti? Compromettenti penso di no, comunque dovrebbero essere queste sono dell'altro ieri, credo. Poi ogni giorno io, siccome ci sono dei cittadini che nelle ogni quanto si verificano queste situazioni? Giornalmente.